tutte queste cose, per cui già far prendere questo testo, come dire, farlo passare in delibera o farlo conoscere a tutti i cittadini e le cittadine, io odio il termine resilienza, perché resilienza vuol dire adattarsi a una situazione brutta, tutto sommato. Secondo me è necessario che i cittadini e le cittadine, a partire dalla loro esperienza, dicano quello che serve. L'epidemiologia affronta i bisogni di salute, io lo facevo, noi qui a Brescia, devo dire, fortunatamente abbiamo un buon servizio statistico in comune, io ogni volta che andavo a incontrare i cittadini e le cittadine dei quartieri, siamo divisi per 33 quartieri, mi facevo prima dare dalla statistica la stratificazione demografica, se interloquivo con i medici di base, e poi parlavo con i cittadini e le cittadine, perché poi sai, un conto è dire io la pressione alta prendo, il mio medico mi dice la pressione alta prendo la terapia, un conto è la persona che dice io ho la pressione alta, non prendo la terapia perché sto bene lo stesso e vado a camminare 3 volte al giorno. Sono racconti diversi, le biografie devono entrare. Guardate che il pollo attorno a cui lotta tutto sono i sindaci. Io su questo non ho nessun dubbio che poi da qui ci sia una buona organizzazione sanitaria, una buona formazione del personale dal medico all'operatore sanitario, che è inevitabile questo. L'ARCI è fondamentale in questo. Mi parlava il coordinatore dell'ARCI della mia città, mi ha chiesto una consulenza perché vogliono in ogni punto dell'ARCI di Brescia provincia, vogliono parlare di educazione alle malattie sessuali trasmissibili e quindi vogliono regalare i profilattici. Molto bene, molto bene. È questo che bisogna fare. Certo, se niente di provvita nelle scuole per l'educazione sessuale, non so che fine faranno l'ARCI, probabilmente vanno anche nei circoli ARCI, mi viene da pensare. State attenti perché è qua per capo e collo. Però insomma, questo mi sembrerebbe una cosa un po'. Mettiamo il nostro amico dell'ARCI che è grande e grosso sulla porta, così non è. Però insomma, è questo, non è così difficile. Però la politica siamo noi, perché è vero che l'hai detto tu all'inizio, credo, quando hai detto, guardate che la prima volta la regione si è dimessa perché eravamo tutti in galera ed è stata rivotata. Adesso siamo passati dal Covid e li ha rivotati tutti, un po' di disorientamento ce l'ho anch'io. Guardate, sono andata a parlare a Nembro alla fine del 2020 e sono andata al Vino qualche giorno fa. E io ho parlato con questa persona e ho detto, ma mi spiegate come fate a votare ancora questi signori con quello che vi è successo? Perché sinceramente un po' sono sconcertata. E dico, vabbè, perché c'era questo virus, non lo conosceva nessuno, non lo conoscevano neanche loro, e vabbè, speriamo che non succeda più. Ecco, noi dobbiamo cambiare questo racconto, questa narrazione, e dire, prima di tutto far conoscere le cose come sono accadute. Non attraverso comitati punitivi che vanno per leggi legali, questi mi interessano di meno, ma far conoscere quello che sta succedendo. E poi dare alternative come quelle che vi ho detto, fare delle proposte concrete. Guardate che questa qui dell'ARCI non è banale, eh? Io non so fino a quando potrà durare, ma non è banale. Poi che cosa c'era ancora? Ecco, quello di lei ve l'ho detto, e ecco, il ruolo dei sindaci secondo me è fondamentale. Voi dovete prendere, quando farete, non so, avete già fatto credo le amministrative, questo è uno dei temi. Guardate, io l'ho fatto per 10 anni questa delega, poi veramente vi spianca, perché adesso faccio altro nella vita, ma il tema, come abbiamo questa condivisione è stata molto importante. Parlatene con i vostri sindaci, con i vostri consiglieri comunali. Davvero, cioè, io no, perché la mia PS mi sta dicendo meno male che non ti sei più fatta eleggere, ma ci sarà un motivo. Ci sentiamo la tua mancanza, però meno male che non ti sei più candidata. Ma invece al sindacato, ma a tutti noi, dico, facciamo un voto di popolo contro queste cose qui. Ma voi avete visto cosa è successo in Spagna e in Francia sulla deriva privatistica della salute? Perché la gente che non si cura ce l'abbiamo anche noi, la gente che muore prima ce l'abbiamo anche noi, però il problema è che è gente che non ha parola, siamo sempre lì. E poi bisogna in regione tirare sulla testa. Vi faccio un esempio, subito ve lo faccio.
privato accreditato cattolico da noi, grandissima fondazione, deriva dall'Università Cattolica di Roma, prende un sacco di soldi da vari lasciti, vi faccio un esempio banale, fa la diagnosi prenatale e va bene, e piglia i quattrini perché è accreditata per la diagnosi prenatale. La diagnosi prenatale che cosa serve? Serve a fare in modo di sapere se il bambino è malato, non se ne sanno, perché se è malato la donna decide di interrompere. È questa la consulenza giusta, se no una persona non la fa. Io oggi ho parlato con una coppia e mi dicono no, tanto noi non interromperemo, perché non la facciamo. Va bene. Bene, in questa struttura privata accreditata, cioè che piglia i soldi anche per la diagnosi prenatale, alle donne che poi dicono, quando hanno un esito purtroppo infausto, e queste donne dicono, guarda, non me la sento, sapete cosa dicono? Dicono, noi queste cose non le facciamo, vado nel pubblico. Ecco, se che cosa si fa? Si toglie l'accreditamento. Non è così difficile, mi sembra. D'accordo? Non è così difficile. Oppure aprimi anche tu una psichiatria, aprimi anche tu le malattie infettive. Non lo fanno. Piuttosto aprono le strutture di degenza, perché rientra attraverso un criterio di guadagno maggiore, lo sa bene quello della CGL. Insomma, è davvero, bisogna ritornare ad avere cultura della salute, cultura della sanità e una visione che abbia al centro cittadini e cittadine, non clienti. Quindi è verissimo il tema delle prestazioni e noi dobbiamo essere contrarissimi a questo passaggio delle prestazioni. Bisogna costruire un sistema salute a partire dal comune. A partire dal comune. Ho finito.